Bella a tutti ragazzi, eccoci qua con la rubrica che avevo promesso, la rubrica dei giochi scatola. Innanzitutto partiamo col primo gioco scatola che mi è stato regalato, che doveva essere un regalo per un'altra persona, invece poi ho scoperto che era un regalo per me per il mio compleanno da parte di un amico. Rush and Bash, che gioco è? Un gioco di corse, corse alla Mario Kart, però in scatola. Qua dice, uno sgommante gioco in derapata. Per intrepidi piloti dei 2 sia giocatori da 7 anni in su. Questo è il contenuto della scatola. È tipo Mario, però fatto, vedete. Adesso vi faccio vedere il contenuto. Qua dice il primo gioco di corsa davvero immediato e veloce, incredibili colpi speciali per sbaragliare gli avversari, prova la modalità campionato e circuiti personalizzabili. Chi taglierà per primo il traguardo? Gioca una carta, applica l'effetto, muove la macchinina. Ok, andiamo a vedere cosa c'entra la confezione. Allora, è un gioco della Red Glove. Questi giochi che io vedete che compro, mi regalano, sono stati presi sempre e vengono presi da Fantamagus in Galle Romagna 50 da Davide, il proprietario Davide, ok? Allora, andiamo a vedere subito cosa c'è dentro. C'è dentro il libricino di istruzioni. Sicuramente, ragazzi, elementare. Tre pagine, guardate. Qua spiega tutti i componenti che ci sono dentro. Vedete? Tutti i componenti. Adesso andiamo a vedere. Ci sono i token, penso della vita dei nostri pupazzetti, personaggi, le stelline, i massi, le bombe. Tutte e due su due parti, eh? Poi abbiamo altri, questo è per costruire forse il ponte, che c'è il ponte, poi c'è il coso di lava. Poi abbiamo dei token con dei numeri, caschi che riguardano i nostri personaggi, i colori della scheda. Un altro per con un righello, delle cose, ponti, anche qua il traguardo per costruire l'effetto, come potete vedere. Poi abbiamo delle piste, sono 12 fronte e retro. Potete chiudere la porta? Fronte e retro. Che possono costruire dei percorsi personalizzabili, si possono costruire. Qua ci sono dei numeri, vedete? Qua ci sono dei numeri. Qua in alto, vedete? Dei numeri. E potete costruire dei percorsi che volete voi, fronte e retro. Sono 12. Poi abbiamo le schede personaggio. Abbiamo Barbarossa, racconta la storia e quale tutte le abilità che ha. Abbiamo Baron Scully, anche qua. Chi è? Tutte le abilità. Abbiamo Lady Lucebuona, chi è e le sue abilità. Gnomi Sparky, chi è e le abilità che ha, che si acquisteranno. Poi abbiamo Sram, chi è e le abilità. E poi Finn Fiato di Drago, che questo qua lo userò io, che mi piace assai. Lui chi è e le sue abilità. Poi cosa abbiamo? Le carte che ci servono per muovere la macchinina. Abbiamo le macchinine che sono 6, vedete, tutti i colori. Misura sicuramente quella rossa perché è rosso. Ogni macchinina equivale al colore della scheda. Poi abbiamo questi qua per mettere sui ponti, tutto quanto. Poi abbiamo un dado che serve anche il dado. E poi guardate com'è carina dentro la confezione. Carinissima. Veramente, veramente fatto, fatto bene. Poi per il prezzo che ha, ragazzi, 25 euro. Cioè, divertimento assicurato. Non vi annoierete mai perché i percorsi sono personalizzabili. Veramente, veramente bello. Poi c'è un'espansione già che hanno fatto del ghiaccio che prenderò fine settimana sicuramente. Questa è qua. Le istruzioni. Allora, cosa succederà in questa nuova rubrica dei giochi scatola? Succederà che io giocherò i giochi che mi piacciono, ovviamente, non ne prenderò tanti, solo quelli che mi interessano, e li recensirò. E vi dirò la mia se il prodotto è divertente, i difetti, i pregi. Oggi giocherò questo con la mia fidanzata, oggi pomeriggio, e vi dirò com'è. Ok? Niente, innanzitutto, ragazzi, prendetelo per il prezzo che ha, se volete giocare in famiglia, con gli amici, una serata noiosa, sempre sempre stare ai videogiochi. C'è anche un'alternativa per riposare un po' gli occhi e essere un po' più, vabbè,
magari cattivi, aggressivi sul campo di battaglia, non solo virtuale, ma reale, perché con elementi reali. Che dirvi? Innanzitutto volevo salutare Emulare che passione, The Board Game Gamer 82, Il Tempio del Gaming, Bonuna Channel TV, Oro Puro TV e Thunder. Andate a vedere i loro canali perché sono in gamba, la mia dolce metà, e tutti i ragazzi e ragazze, i miei iscritti che mi seguono. Questa famiglia sta crescendo a dismisura e sono contentissimo. Andate a vedere il vlog che sto collaborando con un ragazzo, sotto il video c'è scritto, mi raccomando, andate a dargli un'occhiata perché è veramente, veramente un bel vlog. Ok ragazzi, ci vediamo al prossimo video con un prossimo gioco in scatola, che anche lì proverò. Recensirò, vi dirò i pro e i contro. Ok, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao belli, alla prossima. Ciao.